appuntamento con le nostre passeggiate nei rioni e noi partiamo dalla Contrada dell'Aquila, siamo con il professor Gabriele Fattorini e ci troviamo proprio davanti alla Chiesa della Contrada. Buonasera. Allora, intanto iniziamo un po' a raccontare la storia della Chiesa. Questa Chiesa appartiene alla nobile Contrada dell'Aquila dalla fine del Settecento, dal 1788, però era stata edificata molto tempo prima, era stata edificata nei primi decenni del Seicento, intorno al 1630 era già officiata da una delle tante compagnie legali, da una delle tante confraternite che facevano opere di carità a Siena. In questo caso si chiamava la Compagnia dei Tredicini, era intitolata a San Giovanni Battista. Infatti all'interno, non c'entreremo, però appunto sull'altare maggiore c'è proprio un dipinto che racconta praticamente la nascita del Battista, insomma. E come è successo a tante altre contrade, poi una volta che furono soppresse le confraternite, le compagnie legali, poi la chiesa passò a una contrada e così è sopravvissuta, altrimenti se non fosse stato così probabilmente sarebbe stata ceduta poi a dei privati e sarebbe stata trasformata in qualcos'altro, nonostante la facciata che affaccia sul casato e che si riconosce ancora oggi molto, molto bene. Insomma. Ecco, le chiese sono poi uno veramente dei luoghi più importanti delle contrade. Non è soltanto la chiesa, ma segna anche proprio il centro della nostra contrada e la sede soprattutto della nostra contrada. Forse il centro fisico no, perché il centro fisico è più la piazza Postella e poi vedremo. Però qui noi accanto abbiamo tutto intorno alla chiesa, è cresciuta poi nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi decenni, diciamo dagli anni 70 e poi anche dopo è cresciuta la sede museale, insomma, e noi siamo molto legati chiaramente a questo luogo dove facciamo le assemblee e ovviamente la chiesa serve ancora oggi alle varie celebrazioni religiose. Esponiamo le bandiere quando nascono i nostri bambini, ovviamente con il fiocco rosso e il fiocco azzurro, e qui facciamo, all'interno di questo oratorio, facciamo la benedizione del campanello, perciò insomma è ancora un luogo a noi molto, molto caro. Infatti ci troviamo proprio in un altro dei luoghi più importanti delle contrade, che è la stalla, un luogo sacro, la casa del cavallo. Sì, questo appunto è il luogo in cui si trova la nostra stalla, dove accogliamo il cavallo quando abbiamo la fortuna di correre, ovviamente, e questo è lo spazio dove siamo noi adesso, lo spazio riservato al barbaresco, al capitano, insomma, allo staff pario, e al di là verso invece la costa larga stanno i contradaioli, stanno i bambini che vengono a guardare il cavallo, i bambini e poi ovviamente anche i contradaioli più grandi. Il cavallo che può passeggiare proprio questo spazio è uno dei più belli del nostro territorio, forse anche dei più intimi, ecco, potremmo dire, del nostro territorio, uno spazio che per chi ha la mia età ricorda anche i giochi di bambino, insomma, perché da bambini giocavamo in queste strade, poi dopo la contrada si è spostata la sua città dal Casato al Viro del Verchione, e quindi gli spazi anche ludici sono diventati altri, la contrada è cambiata molto dagli anni 70 ad oggi e si è ingrandita molto come tutte le altre contrade di Siena, insomma. Però questo rimane uno spazio a cui siamo molto, molto legati, infatti tutti gli anni cerchiamo di viverlo organizzando per esempio questa strada per almeno tre giorni delle cene in quella che viene chiamata la festa del vino durante il mese di maggio. Quest'anno ovviamente a causa dell'emergenza non è stato possibile farlo, ma speriamo presto di poter tornare anche a divertirci appunto in queste strade. Magari possiamo andare a vedere anche qualcosa di singolare che si vede da... Proseguiamo verso dentro via De Piercennese, appunto dove si trova la stalla della Contrada dell'Aquila, e dicevamo appunto anche la bellezza di questi vicoli, di queste strade più piccole proprio nel centro della città, che poi vengono vissute dai contraioli durante l'anno, anche appunto nei vari eventi, le varie scene che vengono organizzate.
Ci siamo spostate in un altro dei luoghi che è veramente simbolo della Contrada dell'Aquila. Sì, questo è il luogo oggi più legato anche alla socialità della Contrada, il luogo dove maggiormente ci ritroviamo. Ora a quest'ora ancora non siamo abbastanza soli, però se venissimo qui un po' più tardi, diciamo una situazione normale, potremmo magari trovare gli alfieri che si allenano o i tamburini, oppure potremmo trovare un po' di uomini e donne della Contrada che sono qui a parlare e a ritrovarsi come consuetudine, insomma. È proprio lo spazio, diciamo, a cui siamo maggiormente legati, la Piazza Postiella, a cui siamo maggiormente legati, possiamo dire proprio anche storicamente, è un qualcosa che ci viene da lontano, dove abbiamo messo un segnale che ovviamente la nostra fontanina, che si trova qui dal 1963, che fu realizzata dallo scultore Bruno Burracchini e che ovviamente serve tutti gli anni alla funzione di fontanina battesimale per il battesimo contraraiolo per la festa titolare che noi teniamo in settembre e che è intitolata alla ricorrenza del Santissimo Nome di Maria del 12 settembre. Però in realtà la storia va molto più lontano, perché per esempio la tradizione vuole che l'Aquila sia una contrada nobile per volontà e per privilegio dell'imperatore Carlo V, che venne a Siena nel 1536, e sappiamo dai documenti in effetti che Carlo V quando passò da questa zona, da queste strade per andare poi in Piazza del Duomo, qui ci trovò una grande aquila, era stata costruita una grande aquila e si dice per l'accoglienza riservata all'imperatore volle dare alla Contrada il privilegio della cosiddetta nobiltà. E quindi, infatti, un contraraiolo è passato. Vediamo un contraraiolo, appunto, è bello, no? Ovviamente, no, è la cosa, direi, più bella. In una situazione, ripeto, la nostra non semplice, perché qui siamo in un rione molto particolare, siamo al centro di un incrocio di quattro strade tra le più importanti e popolate della città, e quindi è bello che è una città che purtroppo, nella quale purtroppo non abitano più tantissimi residenti, è bello che ci sia una contraraiola ancora che passa, ne sta passando un altro, fortunatamente più giovane, quindi anche generazioni molto ecco, diverse. Proprio la cosa delle abitazioni, visto che appunto citavi proprio il fatto che oggi è sempre più difficile che i contraraioli vivano all'interno del rione, in una zona come quella della Contrada dell'Aquila, dove appunto dicevamo ricca d'arte, di storia, qual è appunto la situazione? Ecco, la situazione non è semplice, lo possiamo dire tranquillamente. Ecco, nel nostro territorio ci sono tanti edifici che purtroppo non accolgono più residenti, perché sono edifici monumentali, perché non è semplice fare delle case in quegli edifici. Magari dopo andremo anche a vederne qualcuno, ci potremo soffermare anche su qualcuno di questi. Certo, la Contrada si sta impegnando molto, diciamo, in questa fase, però di quello magari ne parleremo poi, forse vale la pena parlarne anche proprio di fronte a qualcuno di quegli edifici, perché che tra poco visiteremo. Tra l'altro volevo anche un attimo citare il fatto che voi avete da poco deciso di prendere anche degli spazi verdi, sì, che mancavano comunque alla Contrada e sono un elemento importante. Sì, per noi è stato molto importante. Abbiamo recuperato uno spazio, questo ovviamente grazie anche a un accordo con l'amministrazione comunale, che ci ha permesso di recuperare lo spazio dei cosiddetti orti del Vecchione, cioè uno spazio che era parte della proprietà del Santa Maria della Scala, è ancora oggi la proprietà comunale, noi siamo in quegli spazi in un lungo affitto, insomma, però li abbiamo proprio recuperati alla città e si può vivere in quegli spazi tranquillamente, chiunque, non solo contraraioli dell'Aquila, possono andare lì dentro. Ora non ci possiamo andare perché, per una ragione molto semplice, perché praticamente sono in fase, diciamo, di ristrutturazione, nel senso che abbiamo fatto un cambiamento sostanziale, che è quello che abbiamo piantato l'erba, quindi sarà una novità, speriamo, importante, per questa estate, e siccome è stata piantata proprio da pochissimo non possiamo entrarci, perché altrimenti i contraraioli che si sono occupati di questo poi si arrabbiano notevolmente, perché allora ci tengono tantissimo. Proseguiamo dentro il rione. Adesso ci
ci troviamo davanti alla chiesa di San Pietro, anche questa chiesa che appartiene alla Contrada dell'Aquila. Sì, anche qui, ora non è proprio la nostra chiesa ufficiale, diciamo così, ma rientra nel nostro territorio, tanto che per tradizione all'Aquila fanno riferimento tre compagnie militari, il Casaco di Sopra, Aldo Brandino del Mancino e proprio San Pietro Castelvecchio, che faceva riferimento molti secoli fa proprio a questa chiesa, che ha un legame particolare con la nobile Contrada dell'Aquila. Perché? Perché quando l'Aquila tornò a correre il Paleo nel 1718, l'anno dopo poi ebbe la fortuna di vincere nel 1719 il Paleo, che tra l'altro si conserva ancora oggi nel nostro museo ed è il più antico drappellone che si conserva in città, il più antico drappellone conservato. E quel Paleo fu portato proprio qui nella chiesa di San Pietro, perché allora la Contrada non aveva ancora la chiesa attuale, la chiesa dei Tredicini nel Casato, ma per l'appunto officiava uno degli altari di questa chiesa. Ecco qui il legame storico che abbiamo con questo edificio sacro. Ecco, sicuramente una delle parti più belle del rione è la strada che poi porta verso Piazza Duomo. Certo. E quindi io mi sposterei anche verso l'altra parte. Certamente. Del territorio. Siamo arrivati in via del Capitano, una delle vie storiche del rione della Contrada dell'Aquila, dove solitamente si svolge anche la scena della prova generale. Lo scorso anno c'è stato un po' un ritorno, perché già nel passato lo avevate fatto, della cena in Piazza Duomo. Sì, esatto. Allora, questo è un luogo, anche questo è un luogo a noi molto caro. Ci abbiamo fatto la scena della prova generale per tantissimo tempo. Però sì, d'ora in poi mi sa che la faremo sempre in Piazza Jacopo della Quercia, per ragioni di numero, per ragioni di spazio, insomma, diciamo che ci è piaciuto molto fare la scena in quel luogo così, così monumentale e così bello. Noi siamo legati molto alla Via del Capitano, anche perché in Via del Capitano si trova il cosiddetto Palazzo del Capitano, che dà il nome a questa strada. Oggi, perlomeno, una volta si chiamava Via Larga, perché era una delle, città, delle strade più importanti e eminenti della città. Palazzo del Capitano a noi è molto caro perché ci abitava Giovanni Antonio Pezzi, cioè il grande erudito e contradario dell'Aquila, che nel 1718 fu quello che si impegnò maggiormente per tornare a dar vita alla Contrada e far sì che la Contrada tornasse a correre il Paleo. Personaggio fondamentale anche proprio per la storia di tutte le contrade. Se esiste il bando di volanti di Baviera, probabilmente lo si deve a questa vicenda dell'Aquila e anche all'impegno dello stesso Giovanni Antonio Pecci. E ovviamente quel palazzo, che da quasi un paio di decenni ormai è vuoto, è un palazzo che noi terremo molto al fatto che tornasse ad avere vita, cioè come l'Aquila risuscitò, diciamo, più di due secoli fa, sarebbe bello che anche questo palazzo risuscitasse prima o poi. Perciò ci stiamo impegnando in questo, abbiamo fatto anche interventi su questo anche di recente, e chissà, magari che in futuro questo palazzo, che è di proprietà della Fondazione Monte dei Paschi, non possa in qualche modo tornare a vivere proprio grazie alla nobile Contrada dell'Aquila. Quindi la Contrada, come fanno spesso, appunto anche l'Aquila si sta impegnando per far sì che parti storiche del territorio tornino ad avere nuova vita. Sì, questo è direi che è una funzione fondamentale che le Contrade in questa fase storica della città hanno, ecco. Intanto siamo arrivati in Piazza Duomo, che certo, insomma, è sempre un bello scenario. Certo. Questa è la zona dove poi avete... Questa è la zona dove noi appunto in fondo, in Piazza Capo della Quercia, nella parte appunto della cattedrale, che era stata avviata come ampliamento del Duomo appunto alla fine degli anni 30 del 300, ma poi un grande cantiere che si fermò a seguito della peste del 1348, ecco proprio lì nel mezzo, al centro della piazza, che purtroppo va detto nei giorni normali, insomma, purtroppo è una sorta di parcheggio nonostante il suo carattere monumentale, e lì appunto teniamo la scena della prova generale e magari si spera presto anche la scena della vittoria, insomma questo è lo spazio che usiamo per questa funzione. Quindi insomma che l'idea dello scorso anno di tornare in questa parte del territorio è un'idea che
tornerà anche in passato, in futuro. Sì, sì, penso di sì, è piaciuto molto a Montaraioli, insomma, e anche per l'organizzazione. Beh, diciamo. Bellissimo scenario. Lo scenario è indubbiamente notevole. Non è semplice illuminarla per l'economato che ha. Che si deve impegnare in questo, però insomma alla fine devo dire che viene molto, molto bene, e quindi certamente lo rifaremo in futuro. Ci troviamo nel vicolo del Castoro perché proseguiamo verso Via di Città, altra parte fondamentale, certo, importante, storica. La strada più centrale, diciamo, della contrada è la strada più eminente, ovviamente, una delle principali strade della città, la strada di collegamento, potremmo dire, dal tratto della cosiddetta via Francigena, tra Porta Romana e Porta Amolì, ovviamente, e invece la zona più antica di Siena, dove si trova la cattedrale. E questo è uno spazio, ovviamente, anche questo a noi molto caro, dove si trovano molti edifici, alcuni ancora abitati, altri non troppo abitati, ma che sono palazzi bellissimi. Basta pensare al Palazzo Mazzini, con il suo prospetto gotico quattrocentesco, che vediamo qui accanto a noi, che è un palazzo purtroppo vuoto da molti, molti anni, oppure vuota anch'esso il Palazzo della Banca d'Italia, che in realtà non nasce come Palazzo della Banca d'Italia, ma è uno dei palazzi rinascimentali più belli di Siena, nasce come Palazzo delle Papesse, perché innalzato negli anni 60 del 400 per Caterina Piccolomini, che era la sorella del Papa Pio II. E poi più avanti, ovviamente, invece la Chigiana, che fortunatamente disabitato non è, perché ospita e raccoglie una delle istituzioni più importanti, ovviamente, della nostra città, e che tutti chiaramente conoscono. Quindi è chiaro, ci troviamo di fronte a edifici di grande pregio, di enorme valore architettonico e artistico, però ovviamente sono edifici che rispetto ad altri rioni non è facile popolare. Ecco, il fatto di avere così tanti edifici storici nel rione può essere anche una risorsa importante proprio per poi cercare tramite queste parti storiche, artistiche, di dar vita al territorio. Sì, noi con delle iniziative. Sì, esatto, noi cerchiamo sempre delle collaborazioni anche con le varie istituzioni per fare questo, insomma, ecco, devo dire la verità. Magari cercheremo, prima che tutto questo iniziasse, avevamo parlato anche con l'Accademia Chigiana, c'è un bellissimo cortile qui all'interno, un cortile tra l'altro dove la comparsa dell'Aquila spesso stazionava agli inizi del Novecento, giorno del Palio, perché ci sono delle immagini che lo dimostrano, insomma. E però sì, ci troviamo di fronte sia a edifici indubbiamente di pregio e storici, ma ci troviamo di fronte, va detto, va ricordato, anche a edifici che potrebbero tornare ad accogliere degli abitanti, quelli che una volta si chiamavano abitatori al tempo del bando di Violante di Baviera. Penso per esempio al Mondagnese, che è un edificio che, come tutti sanno, accoglie una scuola, ma forse quella scuola prima o poi troverà una sede diversa. Voi vi state impegnando anche per questo? Sì, ci stiamo impegnando, ovviamente non avremo la possibilità, non siamo ovviamente, non possiamo metterci noi a fare gli immobiliaristi, diciamo così, però ci stiamo impegnando affinché quell'edificio possa avere una funzione abitativa. Ecco. Sarebbe molto importante, perché probabilmente è uno dei pochi spazi all'interno del nostro territorio che potrebbe avere questa funzione, e quindi potrebbe servire proprio a ripopolare il territorio della nostra potrebbe contrada. Richiamare comunque, sì. Contradaioli. Siamo quindi arrivati quasi in fondo a Via di Città, dove si conclude poi anche il rione della Contrada dell'Aquila. Io ringrazio il professor Fattorini per averci raccontato il territorio della nuova Contrada dell'Aquila, e con questo noi torniamo la prossima settimana a scoprire i territori delle 17 contrade.